Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui appunto per un nuovo video, il video dei prodotti finiti in tema beauty. I prodotti finiti sono molti e sono tutti diciamo di cosmesi naturale biologica, quindi ci tengo molto a farveli conoscere. E scusate la voce nasale, sono un po' sfatta, ho gli occhi lucidi, quindi prendetemi un po' per come sono, però ci tenevo molto a ritornare con questo video, quindi spero che vi faccia piacere. Allora, veniamo al primo prodotto che riesco a pescare. È una busta piuttosto piena e quindi direi che ce n'è. Allora, vi presento il primo prodotto che sono queste salviettine che ho acquistato ormai un anno fa circa, anche di più, però erano rimaste al fondo della busta già nel video dei finiti precedenti, quindi ci tengo a parlarvene adesso visto che appunto è passato molto tempo perché non vorrei appunto che poi il prodotto uscisse fuori produzione o non lo so, o comunque di dimenticarmi poi di quello che penso del prodotto. Allora, sono delle salviettine che nascono per i bambini della marca Converting. Io queste salviette le ho trovate da acqua e sapone e le ho acquistate in offerta. Non hanno un prezzo altissimo, però devo dire che in offerta convengono tantissimo. Non ricordo con precisione il prezzo, però comunque stavano al di sotto di 3 euro. Sono delle salviettine 72 pezzi, che si chiamano appunto Baby Clean, salviettine per il cambio dei pannolini, hanno un PAO di 6 mesi, e hanno sia la busta 100% biodegradabile sia, la struttura delle salviettine che è in viscosa 100% biodegradabile. Sono delle salviettine con cui mi sono trovata molto bene. Allora, io non amo struccarmi con le salviette, non perché abbia chissà quale problema a struccarmi con le salviette, ma diciamo che appunto preferisco usare gli struccanti e i detergenti perché trovo che siano più efficaci a togliere molto di più le impurità. Avendo io una pelle appunto misto grassa, voglio sempre assicurarmi che sia andato via tutto. Però queste le utilizzavo molto per pulirmi appunto le mani in giro, cioè no in giro, pulirmi le mani quando facevo le foto per gli swatch sul blog, piuttosto che quando dovevo struccarmi solo delle piccole parti a fine trucco. Le tenevo in casa sulla scrivania, sono molto comode. Devo dire che le avevo provate anche per struccarmi un paio di volte, ma giusto un paio, e comunque non mi bruciavano gli occhi, quindi ve le consiglio. Anche per i bambini sono ottime perché sono assolutamente delicate, hanno un profumo buonissimo che appunto sa di bimbo, ecco queste cose qua, quindi lo amate anche per la profumazione. L'unico consiglio che darei all'azienda è quello di creare una confezione più piccolina da 25-30 pezzi, che appunto permetta di inserirle in borsa, perché io spesso le salviette le utilizzo più che altro da mettere in borsa per il lavoro, perché mi capita magari di essere truccata a lavoro e dover fare appunto un turno serale, quindi dovermi struccare o comunque per detergere le zone intime, e mettere in borsa un 72 pezzi è davvero pesante, quindi se riuscite, io vi consiglierei di fare un pacco più piccolo, però io ve le consiglio comunque, sono ottime. Poi ci sono altri due pacchi di salviettine, però sono della stessa marca ed è l'Equilibra all'aloe. Ho finito due pacchetti e devo dire che sono delle salviette che vi consiglio tantissimo, mi piacciono moltissimo, le ho conosciute grazie a mia mamma che ha gli occhi molto delicati e aveva bisogno di un pacco di salviettine che fossero molto delicate per gli occhi. Queste sono proprio struccanti, hanno un PAO di 3 mesi e comunque un ottimo INCI come le precedenti. Mi piacciono moltissimo, sono ultra delicate ma ben imbevute, struccanti al punto giusto, non bruciano gli occhi, le ho utilizzate anche nelle parti intime, non sono assolutamente fastidiose, quindi io ve le consiglio. Poi due pacchi, potete capire che mi piacciono, ecco. Vi faccio vedere due pacchetti di dischetti struccanti della Shein, che è la marca che trovate al Lidl. Abbiamo il pacchetto da 140 pezzi, quindi quelli che sono rotondi piccolini, e il pacco di questi qua da 70, che sono quelli rotondi un po' più grossi. Devo dire che mi trovo bene con entrambi.
L'unica cosa, forse questi qua più piccolini sono cuciti leggermente meglio, quindi potrebbero piacervi un po' di più, però dipende sempre da come siete abituati, perché ci sono delle persone che si trovano meglio utilizzare il dischetto grosso e fare il viso completamente, oppure utilizzarne due per gli occhi differenti. Questo un po' sta a voi. Io devo dire che non uso molto dischetti struccanti, vedete due pacchi finiti, ma sono pacchi che io ho acquistato l'anno scorso, quindi li ho finiti poi durante l'anno, perché mi incuriosiva provarli, ne sentivo parlare da tutti, e in effetti sono degli ottimi dischetti, anche perché costano appunto da 90 centesimi a 1 euro e qualcosa, quindi devo dire che sono anche molto economici, non sono assolutamente, cioè non vi creano irritazione, sono molto delicati, molto morbidi. E funzionano molto bene, però io appunto come vi dicevo sto usando sempre meno questi dischetti usa e getta perché ho i dischetti appunto cuciti a mano che sono lavabili o comunque i pannetti struccanti, quindi li sto usando sempre meno. Ve li consiglio però perché appunto per quando andate in viaggio sono molto molto comodi perché ovviamente portarsi in viaggio qualcosa da far asciugare poi all'aria non sempre è comodissimo, quindi questi ve li consiglio appunto in un'ottica di viaggio, comunque per togliere lo smalto, ma anche per struccarvi, ecco, se fate questa scelta di non utilizzare prodotti lavabili, questi sono ottimi. Io ho fatto una scelta anche un po' per l'ambiente, di utilizzare comunque delle cose cucite a mano, però appunto per avere un'alternativa questi sono ottimi. Poi veniamo ai prodotti veri e propri. Allora, questo prodotto che è un prodotto di PH Bio che trovate saltuariamente da Lidl, ma so che è una linea che è tenuta anche dalla Conad ed è una linea che è composta da due bagnoschiuma, un detergente intimo che è questo, shampoo e balsamo se non sbaglio. Mi sembra di aver detto tutti i prodotti, però una linea che è comunque certificata IAB Vegan OK, è un detergente intimo, questo in particolare a rosmarino, timo e menta, quindi ha diversi estratti naturali, ha comunque un inci molto molto buono, totalmente a posto direi, cioè nel senso molto alla betaina. Ha diversi estratti, quindi devo dire che è un ottimo prodotto. A me devo dire che è piaciuto abbastanza. Non so se lo ricomprerò nell'immediato perché amo testare diversi prodotti e perché non mi ha entusiasmato da dire ne compro altri, cioè non ne posso fare a meno. È un prodotto che mi piace molto, ma ne posso fare a meno, ecco, cioè nel senso che mi è piaciuto molto il fatto che ha l'estratto di menta perché vi dà questa sensazione proprio di rinfrescarvi. Può non piacere il fatto che ci sia invece il rosmarino e il timo perché ha questo profumo molto erbaceo che a qualcuno può dare molto fastidio, cioè non è il classico detergente intimo con una profumazione delicata, ecco. Però devo dire che non è male nella zona intima, non mi ha entusiasmato perché sì è delicato ma ce ne sono secondo me di formulati ancora meglio, però appunto per il costo che ha, per il fatto che sia venduto in supermercato e per l'inci che ha, devo dire che comunque ve lo consiglio. Ha un PAO di 6 mesi. Poi l'altro prodotto di cui vi voglio parlare è questo shower gel della Sante che abbiamo utilizzato io e mio ragazzo negli ultimi, credo, 6 mesi, se non sbaglio, da un bel po', credo sia un 500 ml, sì, un 500 ml, Sante è un'azienda tedesca che produce appunto bagnoschiuma dal formato diciamo un po' più grande del solito. Mi è piaciuta molto la confezione, sia perché appunto è grande, quindi permette di comprare un prodotto in cui ce n'è molto e quindi anche dal punto di vista ambientale comprate un prodotto che sapete vi durerà molto nel tempo e non consumerete molte confezioni. Mi piace perché ha un costo comunque ragionevole per un 500 ml, tra l'altro vabbè costa sui 9 euro, io l'ho trovato in offerta ben due volte, quindi l'ho acquistato con un bello sconto, quasi del 50%, credo fosse una volta il 30 e una volta il 40%, però devo dire che anche 9 euro per quanto è delicato, per quanto è funzionale, per il packaging che comunque non vi fa sprecare prodotto, per quanto è delicato sulla pelle perché è poco schiumogeno ma molto lavante, vi lascia la pelle vellutata,
che non tira, non sentite quell'esigenza di mettere la crema all'istante appena uscite dalla doccia, devo dire che è un ottimo prodotto. A me ha lasciato veramente entusiasta. Questo è al gusto di cocco e vaniglia, quindi è molto dolce. Questo ve lo consiglio appunto per il periodo invernale, mentre ce n'è un'altra profumazione che credo sia ananas limone, che è molto più fresca ed estiva, o forse addirittura più adatta per gli uomini, perché questo il mio ragazzo l'ha utilizzato molto volentieri, ma adesso sta utilizzando l'altra profumazione e sicuramente, diciamo, gli è piaciuta di più, ecco. Però appunto entrambe le profumazioni sono molto buone. Questa è forse un po' più femminile, l'altra è un po' più maschile, o se vi piace di più il gusto dolce, meglio questa, se vi piace di più il fresco, meglio l'altra. L'altra addirittura forse è più adatta anche per chi fa palestra, perché contenendo il limone vi dà questa sferzata di energia, ecco. Però super consigliato. Poi vi parlo del detergente delicato di Alchimilla al bambù, un detergente anche questo da 500 ml, anche qui il discorso del packaging. Bellissimo perché ha la pompetta, quindi non sprecate prodotto, ben dosato. 500 ml, quindi anche qui non consumate tante confezioni, ma vi permette appunto e vi dura tantissimo. È un ottimo prodotto, a me piace tantissimo questa profumazione tra le tre. Alchemilla ha creato questa al bambù, al tè verde e all'aloe. Adesso sto finendo quella all'aloe, comunque mi sono trovata benissimo anche con lei. Questa è consigliata per pelli delicate e sensibili, quella al tè verde per pelli misto grasse e quella all'aloe, diciamo, è un buon via di mezzo. Devo dire che l'unica che non ho provato credo sia quella al tè verde, però queste due ve le consiglio tantissimo. Io tra l'altro pelle misto grassa mi sono trovata sia bene con questa che al bambù, sia con quella all'aloe. Non ho mai testato quella al tè verde, che sarebbe quella più consigliata, ma non so se acquistarla perché visto che queste già sono piuttosto lavanti, vi danno proprio questa sensazione di aver lavato molto bene la pelle, non vorrei che il tè verde fosse addirittura troppo sgrassante. Però se mi capita proverò comunque a testarla. Devo dire che è un prodotto top, anche questo ve lo consiglio tantissimo. Io lo utilizzavo o al mattino come detergente per lavarmi il viso e togliere appunto le impurità della notte, oppure appunto dopo lo struccante molto oleoso, perché non sopporto quando utilizzo il bifasico sul viso che mi rimanga questa sensazione di olio, passavo una goccina di questo con gli strumenti di pulizia, diciamo, elettronica e mi piacevano tantissimo. Cioè, è un detergente che vi consiglio tantissimo. So che qualcuno non lo sopporta perché è un pochettino schiumogeno. Io devo dire che per quanto faccia schiuma, però secondo me non è assolutamente troppo sgrassante, troppo seccante. O avete veramente delle pelli molto 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 secche, molto molto sensibili, se no secondo me è perfetto per tutti i tipi di pelle. Ovviamente sta a voi. Ci sono diversi tester, quindi provate magari prima il tester, ovviamente. Io avevo testato per diversi mesi i tester, mi ero innamorata e avevo poi comprato la full size. Poi, veniamo agli ultimi prodotti. Allora, vi parlo di questo stick labbra idratante ed emolliente che ho finito, combinazione mi è rimasta la scatola e non lo stick, che evidentemente devo aver già buttato. Ogni tanto faccio così, lascio le scatole nei prodotti finiti quando sto per finire il prodotto, così da ricordarmi di parlarvene, perché a volte poi gli stick li perdo nelle borse. Devo dire che questo lipstick della, no lipstick, questo stick labbra idratante ed emolliente della Dispensa, La Dispensa si chiama come brand, è un burro cacao molto molto buono, al latte d'asina, delicato per tutti i tipi di labbra. Allora, questo è uno stick labbra che inizialmente ero un po' scettica perché costava, cioè costa anche 6 euro, quindi ero un po' scettica sull'acquistarlo meno perché ci sono stick labbra allo stesso tempo molto performanti ad un prezzo decisamente minore. Però ero molto curiosa di provarlo perché ha un inci buonissimo, contiene appunto olio di ricino, burro di karité, poi diverse cere, l'olio di mandorle, quindi è molto 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 efficace, e il latte d'asina che appunto allo stesso tempo molto emolliente ed idratante.
Però appunto, come vi dico, ero un po' scettica. Poi un giorno ho detto, vabbè, avevo le labbra disastrate, ho detto, va bene, lo provo. Devo dire che mi piace moltissimo, nel senso che all'inizio c'è stato amore e odio con questo prodotto, perché non riuscivo a capirlo, nel senso, all'inizio non mi idratava le labbra, dicevo, ma perché è molto idratante. Nel corso dei mesi, invece, ha iniziato a piacermi moltissimo e quando lo mettevo veramente mi risolveva i problemi. Quindi devo dire, se all'inizio per me era un no, per me adesso è un sì, con ovviamente l'unica cosa che è un pochettino più costoso degli altri, quindi ovviamente questo sta poi a voi fare una scelta di acquisto o meno.